Motore, partito. Marcello, come here. Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con calibro affascini il tuo cuore. Ebbene, Michelangelo, tu cos'hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farvi dipingere la volta? Fatti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è... Voglio la mamma. A gridarlo non è un bambino, ma un uomo adulto che ha passato la quarantina titolando così il suo ultimo libro. Mario Di Nolfi, giornalista e politico, analizza tematiche considerate ancora dei tabù e per la prima volta racchiuse nel suo volume, con una rivendicazione dei ruoli biologici e sociali dell'uomo e della donna, anche nel terzo millennio. Nel tour di presentazione iniziato giorni fa lo abbiamo seguito nella Sala Vale realizzata al Borromini all'Oratorio dei Filippini, nel complesso della Chiesa Nuova di Roma, dove una inconsueta facciata in marmo ondulato accoglie lo sguardo del visitatore. Voglio la mamma è un libro complicato, l'ho scritto in un anno lungo, venuto dopo l'esperienza da parlamentare. L'esperienza da parlamentare mi ha fatto fare una vita sulle cose che mi sembravano poi alla fine inessenziali. Ho voluto scrivere le tre cose essenziali: nascere, amare, morire, tre temi complicatissimi. Ho provato a scrivere questo piccolo libro in cui si parla di cose appunto complesse, aborto, eutanasia, matrimonio omosessuale, omogenitorialità, uteri in affitto, turismo sessuale, eutanasia pediatrica, temi molto complessi. Ho provato però a dare un quadro semplice, cioè con una umanità che si sta facendo non può andare verso il baratro, non può andare verso la negazione di sé. E quando anche la mia fede fosse tale da smuovere le montagne, se non avessi l'amore non sarei niente. E quando anche dessi via tutti i miei beni per sfamare i poveri e dessi il mio corpo perché lo bruciassero, se non avessi l'amore non ne trarrei beneficio. L'amore sopporta tutto con allegria. L'amore non prova invidia. L'amore non si vanta. L'amore non conosce presunzione. Ho provato a scrivere questo libro con la mia ottica di persona di sinistra, io sono stato un parlamentare del Partito Democratico, ma nel campo della sinistra ho voluto portare una discussione su questi temi dove invece pare essere prevalente un'altra linea, quella che insomma che chiamiamo mariage pour tout in Francia, che chiamiamo aborto libero in Spagna. Tra l'altro una linea che non ha portato bene alla sinistra, anzi l'ha fatto perdere. Zapatero è scomparso dal quadro politico, Hollande ha appena perso le elezioni proprio contro il Front National di Marine Le Pen. Io credo che una sinistra vera sta vicino sempre al più debole, e il più debole, l'ho scritto in Voglio la mamma, è il bambino che rischia di non nascere perché viene abortito. Il più debole è un bambino che ha diritto a una madre e non può essere strappato alla figura materna, magari per via di una legge che vuole avere il genitore 1 e il genitore 2. Ecco, questo non mi convince. E poi più studiavo l'argomento, più mi rendevo conto che le cose erano tutte collegate. Cioè non era un tema il problema. Il problema era che per un certo mondo che io ho anche in termini approfonditi frequentato, la questione della ragione era diventata talmente fragile che stavamo su un piano inclinato che conduceva l'umanità sostanzialmente verso la negazione di sé. In tutti questi passaggi, nel passaggio sicuramente del ragionamento attorno all'aborto, studiando l'andamento delle curve in Belgio e Olanda rispetto alla normativa sull'eutanasia, studiando il protocollo di Groningen, studiando i progetti di legge sulla eutanasia pediatrica, studiando anche gli andamenti e le curve, perché poi chi leggerà Voglio la mamma troverà tanti numeri, non perché io sia un fissato con i numeri, però alla fine spiegano. Sono molto contento di questa presentazione del libro di Mario Di Nolfi per vari motivi. Prima di tutto perché è un libro che con grande semplicità, cioè parlando proprio alle persone semplici, parlando alle persone con un linguaggio comprensibile, spiega le ragioni, la ragionevolezza di un sì
a delle realtà che oggi vengono profondamente minacciate. Inoltre un'altra caratteristica è il coraggio, perché questa visione, diciamo, da sinistra su quelli che sono considerati dei falsi miti di progresso, e vengono analizzati tutti uno dopo l'altro, è molto documentato, è pieno di dati, pieno di considerazioni, e questo credo che al giorno d'oggi sia un grande aiuto e per molti. Oggi pomeriggio proprio stavo guardando un video di Pasolini, una che è stato mandato proprio pochi giorni dopo la sua morte, e era una trasmissione che avevano registrato, un video in bianco e nero, una registrata che poi non è mai andata in onda di fatto, e lui faceva alcune considerazioni sulla televisione. Un livello televisivo altissimo, cioè un dibattito a cui partecipavano anche degli amici di Pasolini, un dibattito di grande livello, dove lui tra le cose diceva che il successo è sempre una cosa brutta per un uomo, e che diceva può esaltare, può dare soddisfazioni, può dare certe piccole vanità, però lui faceva una constatazione che per lui non era bello in quel momento avere lì assieme a lui nello studio televisivo i suoi amici. La società che lei non ama in fondo le ha dato tutto, le ha dato il successo, una notorietà internazionale. Il successo non è niente. Che cos'è? Che cos'è per lei il successo? Il successo è una forma, è l'altra faccia della persecuzione, non so come dire. E poi il successo è sempre una cosa brutta per un uomo. Può esaltare al primo momento, può dare delle piccole soddisfazioni, certe vanità, ma in realtà dopo, appena ottenuto, si capisce che è una cosa brutta per un uomo il successo. Lei si sente una vittima? Per esempio, il fatto di aver trovato i miei amici qui alla televisione non è bello. Per fortuna noi siamo riusciti ad andare al di là dei microfoni e del video e a ricostituire qualcosa di reale, di sincero. No al genitore 1, no al genitore 2, voglio la mamma. Questo è il titolo del libro, credo in questa opzione, un'opzione profondamente, intensamente umana. Voglio che la mamma non venda la sua maternità, non credo che sia accettabile l'utero in affitto. Voglio una vita razionale, sensata, capace di dare sempre prospettiva forte, in particolare al più debole. Non mi convince l'idea che si possa uccidere il malato in condizioni di difficoltà, magari dicendo che quella è eutanasia ed è una dolce morte. Non esiste la morte dolce, la morte è sempre la fine della vita, è comunque una sconfitta. Noi dobbiamo saper costruire le condizioni per un ragionamento su questi temi, che sono temi complessi, ma dobbiamo farlo con una intensa umanità. Guardando da vicino anche i dati, in Olanda, in Belgio per esempio, c'è l'eutanasia, hanno ucciso 20.000 vecchi, tantissimi, la metà dei quali non avevano dato il consenso alla propria soppressione. Questa è una cosa che mi ha spaventato, c'è un documentario su internet che racconta gli eccessi dell'eutanasia in Belgio e in Olanda, sono argomenti su cui in Italia si ragiona pochissimo e magari si ragiona per convenzione, per sentito dire. Ecco, questo è un limite molto forte, molto significativo che voglio la mamma prova a superare. Leggete il libro, credo sia letto anche con una sorta di libro giallo, gli ultimi capitoli sono da questo punto di vista esplicativi e la soluzione al mistero che ho voluto riproporre prima di tutto dentro me stesso. La risposta la do alla fine, la mia risposta la do, aspetto anche la vostra. Dice a me. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con calibro affascini il tuo cuore. Ebbene, Michelangelo, tu cosa hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farvi dipingere la volta? Matti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è